Ciao a tutti, io sono Alessia e oggi siamo su Miniworld. Allora, siamo nel mio mondo in creative. Ma che cavolo è? Vabbè, siamo nel mio mondo in creative e oggi vorrei costruire qualcosa, però non so che cosa. Comunque questa è la mia pista di gara che c'è, ve l'ho fatta vedere perché è dietro di me. Comunque ho scelto il nome. Come chiamarvi dopo tanti e tanti tanti video ci ho riflettuto molto e vi chiamerò Lupacchiotti perché nella mia famiglia si chiamano tutti Lupo, Lupa e dunque ho deciso di chiamarvi Lupacchiotti, tipo questo. Che carino. Vabbè. Comunque sono ancora super raffreddata perché tossisco sempre, però i video li faccio. Allora, allurissima. Spero che questo nome vi piaccia. E spero che nessuno. Non ho copiato, cioè spero che alcuni non mi prendano in considerazione perché ho copiato. L'ho inventato io, non ho copiato questo nome da nessuno. Giuro. Ok, oggi dovremo fare una casa di formaggio. Non ho capito perché. È di cioccolato. Vabbè. Mi piace il formaggio e il cioccolato. Cosa volete? Allora, le pareti saranno di cioccolato. Aspetta. È sempre rilassante fare questo. È un po' difficile perché non si può toccare il cioccolato perché. Poi, se no, come alcuni di voi sapranno, il cioccolato si rompe quando. Guardate. Ecco, proprio così, e poi la devi rimettere. E non. Ma perché? Vabbè, comunque la casettina sarà piccola. Non voglio fare niente di troppo grande perché non sapevo cosa fare in questo video. Perché voi nell'ultimo video, quello di Miniworld, non mi avete detto cosa fare le prossime volte su Miniworld. E dunque io non so come ambientarmi se voi non mi dite cosa fare. Comunque, vi stanno piacendo di più i video di Gacha Life, vedo. E mi dovete scrivere qua sotto nei commenti. Se non volete che chiuda il canale, alcuni di voi lo vorranno, però io non lo chiudo lo stesso, era per farvi spaventare, però non lo so perché l'ho detto a voce alta. Comunque, voi dovete scrivermi, okay, nei commenti di questo video, ovviamente, se, le cose che dovrei fare la prossima volta su Miniworld, perché se no mi arrabbio, vero? Non faccio più video per un mese. Se non lo dite perché io visto che per adesso Roblox no, cioè non lo posso usare perché non ce l'ho molto in funzione, cioè non mi funziona e devo chiamare il tecnico e praticamente vorrei giocare a Miniworld perché ancora è l'unica cosa che ho fatto di più oltre a Roblox. Dunque non lo so se voi volete. Mi sembra che però l'ho apprezzato in Miniworld perché gli è piaciuto un botto la casa degli iscritti. Ancora, quelli erano tempi molto 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 ma molto duri. Perché avevo pochissimi iscritti quei tempi. E dunque ho fatto qualcosa di così. Ma perché ho usato questo? Vabbè, comunque dovete scriverla assolutamente nei commenti cosa fare la prossima volta. Cosa fare la prossima volta su Miniworld? Se mi volete fare un parkour, io ho un parkour scaricato molto bello. Se volete ve lo faccio vedere. Cioè, lo proviamo insieme. Poi, se mi volete far provare. Tipo costruire una cosa, andare in una prigione.
fare una corsa runner super veloce. Io faccio quello che volete, basta che voi scrivete nei commenti. Perché io ci tengo tantissimo. E dunque voi lo dovete scrivere 3 ore per fare, per dire una cosa. Vabbè, allora. Poi oltre a questo, mi dovete scrivere nei commenti se vi piace il nome Lupacchiotti. E ancora dico che non l'ho copiato da nessuno perché nella mia famiglia, come alcuni di voi sapranno perché sono miei compagni di scuola, mi chiamano tutti, cioè mio padre chiama mia madre Lupina e mia madre chiama mio madre Lupo. Dunque, qual era il nome meglio di Lupacchiotti per voi? Veramente io non so cosa dire. Comunque, tra un po' di giorni vi farò vedere Roblox dal computer. Perché mia mamma mi ha detto che c'è un'app che permette di fare i video anche nel computer. Dunque ve lo farò vedere pure lì. E mi comprerò pure i Robux uno di questi giorni. Comunque, spero che la casa vi stia piacendo. Non ci sto dando troppa attenzione perché poi comunque faremo anche le sfide di costruzioni di case qui su Miniworld con Desi, se ovviamente gli funziona, perché in questi periodi a lei non sta funzionando e a me non mi sta funzionando Roblox. Dunque, non so proprio cosa fare. Se non possiamo giocare a Roblox, giocheremo a Miniworld, però cioè io non posso più fare tecnicamente video con Desi, solo su Avakin, perché a lei non funziona Miniworld, a me non funziona Roblox. E come facciamo? In questo senso, infatti, volevo chiedervi se vi piacerebbe vedere un po' più Miniworld da sola, perché voi siete abituati un po' a Roblox, gioco sempre, e dunque non so se ora potrete riabituarvi a Miniworld. Perché un tempo lo facevo quando avevo un po' meno iscritti. Però comunque, se siete miei veri fan e avete visto, vabbè, siete miei fan lo stesso, tranquilli. Se avete visto tutti i miei video, quello che volevo dire, non vi offendete. Se avete visto tutti i miei video, saprete che in un video di Gacha io ho detto che non farò più gli speciali. Speciali per gli iscritti fino ai 100 iscritti, perché quello è un traguardo importante e lo speciale lo voglio fare lì. E comunque i video li farò lo stesso, tranquilli. E una mia fan, come un'altra mia fan, perché non so come dirvelo perché non so bene tutti i nomi, perché state cominciando a crescere. Comunque, lei l'ha presa male. Come dire che l'ha presa male, che ha capito che non facevo più i video, quelli normali, video. E dunque si è arrabbiata, ha detto, tu non ci arriverai mai a 100 iscritti se non ti faccio pubblicità sul mio canale. E io gli ho detto, scusa, io ai 100 iscritti ci arrivo lo stesso, non ho bisogno del tuo aiuto, però se mi vuoi aiutare, fai piacere. E comunque, non so se prenderla bene o male. Io non, cioè, io ci voglio arrivare ai 100 iscritti, però mi sento un po' in imbarazzo perché per adesso, appena lei l'ha detto, subito 2 giorni dopo, non siete più cominciati a crescere, vi siete fermati lì. Dunque, io sto avendo un po' l'impressione che il mio canale resta così, e dunque per non farmi pensare queste cose dobbiamo arrivare assolutamente a 100 iscritti, almeno a 7, no, ma che cavolo sto dicendo, almeno a febbraio dobbiamo quasi essere 100 iscritti, se vi va bene. Perché sennò io chiudo il canale, cioè non ce la faccio più. Sempre insulti.
Non ho fatto niente. Boh, raga, fate come volete, mi potete anche disiscrivere tanto. Tanto non importa niente a nessuno. Che cavolo. E dunque, fate come volete. Però io ci credo, ce la farò ad arrivare a 100 iscritti. Io ci credo. Ci credo tantissimo. Perché io voglio. Non era molto motivante. Però comunque io ci credo che ci arriveremo. E se ci arriveremo io sarò veramente, veramente felice. E non lo dico solo così, sa. Il traguardo più grande è quello dei 100 iscritti, il primo traguardo più grande. E dunque, volevo solo dirvi questo in confronto a quel commento brutto. Però, cioè, dai, comunque, ci arriverò lo stesso, io sono fiduciosa. Ce la farò. Ok, non parliamo più di questa cosa, per favore, mi sta venendo l'ansia. Ok, mi stanno pure tremando dappertutto nella vita reale. Ok, allora. Che cavolo. Dove sono quelle cose là bellissime che si devono comprare? Le trovo. Forse erano qua. Ecco. Come non lo posso comprare? Mi sa che si può soltanto regalare. Comunque, se volete bene che io continui questa casetta qui, dobbiamo arrivare a 6 like, dai, sì, 6 like per fare il continuo di questa casetta. Se non volete il continuo di questa casetta, me lo scrivete nei commenti che io la distruggo insieme a voi, ovviamente. E poi nei commenti, oh mio Dio, quante cose che dovete dire nei commenti. Comunque, nei commenti dovete anche ancora scrivere come si fanno i sondaggi, perché molti youtuber che io conosco fanno i sondaggi nel video che tu premi una pallina e puoi fare il sondaggio, però lo vorrei fare pure io. E mi dovete dire come cavolo si fa, perché io sono curiosa. E dunque, basta scrivere cose nei commenti, perché sennò poi sennò poi non so come si dice. Vabbè, comunque vi leggo. Raga, mi stanno chiamando. Comunque il video si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto e che il nome vi sia piaciuto e ciao!